corso Speaker Corner, ancora con Carlo Bastoni, su uno dei temi qualificanti del programma con cui i Verdi si presentano alle elezioni provinciali della provincia di Savona. Le energie rinnovabili, il nucleare, il problema energetico. Savona è particolarmente sensibile a questo perché sorge a Vado Ligure, quindi vicinissima a Savona, una delle più grosse centrali termoelettriche europee. Come vi relazionate rispetto a queste problematiche? Sì, io vorrei partire da un tema a me molto caro, le energie rinnovabili. I Verdi sono nati nel 1986 e da quell'anno che noi lo diciamo a tutti gli italiani di puntare sul solare, di puntare sulle energie rinnovabili. Siamo stati derisi, presi in giro e negli ultimi anni direi che tutti i governi, tranne forse il nostro, si sono diretti con decisione verso le energie rinnovabili e adesso la vittoria di Obama ha fatto diventare le energie rinnovabili il fulcro del tutto. Quindi noi anche per la provincia di Savona riproponiamo questo, le energie rinnovabili. Energie... c'è un impianto fotovoltaico. Una cosina. Noi... rispetto a quello che dovrebbe essere, ma già consistente sì, per quello che è energie rinnovabili di Savona. No, guarda, che cose consistenti non ce n'è in Liguria. Noi pensiamo questo. È in forma avanzata la trattativa di un'altra questione molto importante per la nostra provincia, Ferrania. Ferrania dovrebbe diventare sede di una piattaforma tecnologica e la Val Bormida come... e di uno stabilimento di produzione di solare e di fotovoltaico. Questo è il progetto in stato più avanzato. Quindi noi avremo già una produzione qui di questo. Se la provincia, se l'amministrazione provinciale accompagnerà questo, l'uso delle energie rinnovabili e lancerà il tema dell'autosufficienza energetica della famiglia, dei condomini, quindi il solare sopra ogni nostra casa, sarà un volano di ricchezza, di pulizia e anche di lavoro, perché voi pensate a questa fabbrica che dovrebbe sorgere, allo sviluppo di questa fabbrica e a tutti gli installatori, tutto il mondo artigianale, tutto il mondo dell'edilizia che dovrebbe, diciamo, non lavorare per nuove costruzioni, ma per rifare i tetti e per rifare tutte le superfici che possano rendere energia. Perché l'energia è un grande bene, noi abbiamo il sole, che è, insomma, è un'energia assolutamente insostituibile, e rinnovabile e che ne abbiamo tutta quella che vogliamo, abitiamo Liguria, non usiamo. A quale percentuale si potrebbe arrivare di produzione energetica con energie rinnovabili in Liguria? Guardi, l'uso del solare, io credo questo, non vorrei fare delle cifre perché non le conosco, però vi vorrei dare la dimensione del fenomeno. Uno delle crisi della crisi sempre di Ferrania è stata la rapidità con cui le persone si sono spostate dalla macchina fotografica tradizionale alla macchina digitale. È stata una cosa impensata da tutti, dagli studiosi, da quelli del marketing. Bene, la stessa cosa può avvenire, se noi la facilitiamo, con l'uso del solare. Lo spostamento dei nostri consumi da consumi diciamo qualche volta ridondanti a consumi per il futuro nostro e dei nostri figli, credo che sia una cosa che a tutti faccia piacere. Fa piacere avere sopra il tetto un qualche cosa che produce della corrente, dell'energia senza inquinare. Quindi noi crediamo che ci potrebbe essere uno sviluppo davvero formidabile e un mondo, no? La rivoluzione verde, poi si tratta di questo. Quindi questo è il punto che, vengo un po' alla sua risposta, alla sua domanda, il punto che annichilisce tutte le altre, no? Annichilisce chi vuole altri gruppi a carbone, chi vuole energia, diciamo nuova energia, a prezzi della nostra salute. Noi crediamo che sia quello, bisogna puntare lì. Una puntata brevissima sull'eolico. È possibile questa... alta via dei monti diventi in realtà?
una specie di... Ma guardi, io... Alta via delle eliche, ecco. Io, questo magari no, però noi, io sono presidente di una commissione, della Commissione Ambiente e Territorio della Regione Liguria, abbiamo approvato e modificato moltissimo un piano dell'eolico che l'abbiamo portato da 10 megawatt a 120 megawatt. Ci deve essere un confine, noi vogliamo l'eolico, ma vogliamo anche la salvaguardia delle rotte migratorie, quindi abbiamo lasciato che i tecnici dell'università decidessero, perché i politici questo non lo sanno, quali sono le zone rosse, cioè le zone dove non si può fare l'eolico, soprattutto per problemi paesaggistici e di fauna, di rotte migratorie, e abbiamo aperto tutto il resto del territorio. Con i progetti che ci sono stati presentati riteniamo di arrivare nel giro di pochi anni ad avere un'energia eolica pari al gruppo a carbone nuovo che vorrebbero mettere e che tanti danni farebbero alla salute. Va bene, grazie, alla prossima puntata.